Lascio un like nei prossimi 5 secondi se sei hype per il nuovissimo aggiornamento di Fortnite. Qui sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia della Season 8 quando uscirà. Se anche tu vuoi avere la possibilità di ricevere un regalo è molto semplice, iscriviti al canale attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre se ti va puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. E se vuoi mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a repostare. Ma prima di iniziare andiamo a regalare questa bellissima skin, ecco proprio ad un fortunato fra di voi, ovviamente iscritto al canale. Con la campanella attiva lascia sempre un bel like, non ci perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi è esattamente lui, quindi andiamo a fare acquisto un dono, inviamogli il regalo, questa bellissima skin e dono inviato, ha inviato un dono a Crazy Momobat, quindi spero ti diverta con questa bellissima skin. Ed inoltre mi raccomando, chi lo può anche inserire qui all'interno del supporto un creatore dello shop di Fortnite, il mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno e se lo inserite mandatemi la foto o taggatemi su Instagram così vi andrò a repostare. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, ebbene sì, un nuovissimo aggiornamento sta finalmente per arrivare quest'oggi qui all'interno di Fortnite. Infatti all'interno di questo video, come avete ben potuto leggere dal titolo, andremo proprio a vedere tutte quante le novità che quest'oggi porterà il nuovissimo aggiornamento patch 17.40 qui all'interno di Fortnite. Infatti sarà il quinto aggiornamento di questa season se non erro, e questa patch sarà una patch molto molto grande che aggiungerà tantissime novità all'interno del gioco e all'interno di questa nuovissima season 7. Però prima di cominciare mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste info che porterà quest'oggi il nuovissimo aggiornamento patch 17.40. Quindi partiamo subito, e come già detto esattamente questa mattina, o molto probabilmente questa mattina, verrà rilasciata la patch 17.40. Al momento io sto registrando il video in anteprima, quindi prima che annuncino la patch, però è sicuro che la patch verrà rilasciata questa settimana. Come già detto, visto che sto registrando in anteprima, ancora non so se la patch verrà rilasciata questa mattina, cioè di martedì, oppure domani, cioè di mercoledì. Sicuramente mentre voi starete vedendo questo video, già saprete a che ora sarà la patch e quando ci sarà, ma comunque, come già detto, al 90% comunque è molto molto probabile che venga proprio rilasciata quest'oggi di martedì, questo nuovo aggiornamento. Infatti questa patch dovrebbe portare tantissimi contenuti e adesso andremo appunto a vedere tutto quanto nel dettaglio, perché davvero abbiamo delle notizie molto molto importanti che porterà questo aggiornamento. Infatti dovrebbe essere uno degli aggiornamenti più importanti di questa season, e anche una delle città presenti in game dovrebbe finalmente essere rapita dalla nave madre. Partiamo subitissimo alla primissima info, perché come potete ben vedere ci troviamo proprio qui a Podere Pannocchia, perché molto probabilmente Podere Pannocchia, la fattoria di questa season, insieme a Castello Corallo, sarà una delle due città che verrà rapita in questo update dalla nave madre. Come ben sapete, scorso update, scorso aggiornamento, che si è tenuto ormai 2 settimane fa, Pantano Palpitante è stata rapita dalla nave madre. Abbiamo ricevuto diverse fasi dove Pantano Palpitante prima appunto fluttuava e poi alla fine è stata completamente rapita dalla nave madre, e adesso tramite questo nuovo aggiornamento la nave madre intanto si sta spostando sempre di più ogni singolo giorno. Un'altra città fra Podere Pannocchia e Castello Corallo subirà la stessa sorte che è successa a Pantano Palpitante. Infatti la nave madre probabilmente già prima della patch dovrebbe spostarsi su una di queste due città. A parer mio penso che Podere Pannocchia verrà rapita e Castello Corallo poi verrà rapita in un successivo aggiornamento, e comunque appunto o Podere Pannocchia o Castello Corallo verranno rapite, esattamente come è successo a Pantano Palpitante. Quindi la nave madre prima aprirà il portellone,
Poi dopo la patch andrà a far fluttuare una di queste due città, che al momento ancora non sappiamo, almeno da quando sto registrando io questo video, quale sarà la città che verrà rapita fra le due. E comunque alla fine verranno rapite e non rimarrà più niente, solamente poche case. Quindi la stessa cosa che è successa a Pantano Palpitante accadrà anche tramite questo nuovo aggiornamento o a Podere Pannocchia o a Castello Corallo. Quindi comunque sono rimasti solamente due aggiornamenti, compreso questo al termine della season. E in questi due aggiornamenti la cosa prioritaria che Fortnite andrà a fare è appunto far rapire queste due città dalla nave madre. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo voi quale di queste due città verrà rapita questa mattina dalla nave madre tramite questo nuovo aggiornamento. Vorrei sicuro che almeno una delle due verrà rapita, perché comunque, come già detto, mancano pochi aggiornamenti. E appunto ogni patch la Epic si andrà a concentrare sul rapimento di queste zone da parte della nave madre, esattamente come è successo a Pantano Palpitante. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio queste due città, perché una di queste verrà rapita finalmente dalla nave madre, come ormai ci hanno già preannunciato molti leaker da almeno un paio di settimane. Andiamo avanti, perché questo nuovo aggiornamento non porterà solamente modifica alla mappa, cioè il rapimento di una di queste due città fra Podere Pannocchia e Castello Corallo, ma avremo anche altre novità che verranno introdotte all'interno del gioco. Infatti pochissimi giorni fa ci fu proprio mostrata questa immagine da parte di Epic. Ecco qui l'immagine a schermo, ed in pratica questa immagine ci va proprio a richiamare una nuovissima modalità, ad esempio come creativa oppure salve il mondo, molto alto, quindi le modalità che possiamo scegliere di giocare a Fortnite, che potrebbe essere inserita all'interno del gioco. Infatti andiamo a leggere cosa ci ha scritto questo leaker, perché è molto molto interessante. E infatti il leaker ci va proprio a scrivere: è stata aggiunta una nuova immagine per questa imminente LTM con il nome in codice di Saturn. Questa è probabilmente la modalità di gioco open world inedita. Quindi tramite questo nuovo aggiornamento, visto che questa patch nei server test è stata testata ben 700 volte, il che vuol dire che Epic vuole implementare qualcosa di grande in questa patch, visto che l'ha proprio testata tantissime volte, potrebbe essere implementata questa nuova modalità open world, che appunto Epic ci ha svelato tramite queste immagini. E secondo molti leaker queste immagini fanno proprio riferimento a questa nuova possibile modalità che Epic potrebbe andare ad implementare. Infatti questa modalità potrebbe essere no ad esempio una modalità di gioco, ma bensì una modalità che possiamo appunto selezionare, ad esempio come possiamo selezionare di giocare a battaglia reale o a creativa o appunto a salve il mondo. Quindi potrebbe essere un'altra modalità completamente diversa da battaglia reale che potrebbe essere inserita all'interno del gioco. Infatti il leaker continua a scriverci: ora abbiamo due teaser, possiamo vedere possibili nuove armi, una freccia nella parte posteriore, una scimmia gigante sullo sfondo, punti di interesse e punti di riferimento del tempio nella parte posteriore. Tutti questi indizi suggeriscono la modalità di gioco open world di cui hanno parlato nella causa Apple, ma dovremmo aspettare e vedere. Quindi comunque dovremmo aspettare questa patch per vedere se Epic andrà finalmente ad implementare questa modalità che ci ha appena svelato. E come già detto potrebbe essere proprio una modalità open world, magari che possiamo crearci le nostre armi, possiamo crearci i nostri personaggi. Sarebbe un'aggiunta molto molto carina da fare qui all'interno di Fortnite, una modalità completamente diversa da battaglia reale. Quindi a parer mio ci potrebbe stare, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ma ancora non è sicuro se questa modalità verrà inserita tramite questa patch o dovremmo aspettare i prossimi aggiornamenti. Comunque potrebbe essere una possibile aggiunta che verrà fatta tramite il nuovo aggiornamento di quest'oggi. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben tre persone che mi hanno mandato la foto o taggato su Instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a questi tre ragazzi di oggi che starete vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per aver supportato il canale utilizzando il mio codice creatore all'interno dell'item shop di Fortnite. Mi raccomando, se anche voi volete avere la possibilità di essere repostati o nei miei video o su Instagram, mandatemi la foto su Instagram, mi chiamo come qui, oppure taggatemi ancora meglio mentre inserite o shoppate qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, ovviamente per supportare il canale. Quindi grazie mille ancora ai tre ragazzi di oggi che appunto hanno utilizzato il mio codice creatore nello shop di Fortnite e mi hanno mandato la foto su Instagram. Andiamo avanti, perché poi Epic
tramite un tweet ci ha anche svelato un'altra novità che verrà introdotta all'interno del gioco tramite questo nuovo aggiornamento. Infatti, tramite questo tweet ci è andata proprio a mostrare questa immagine che starete vedendo in questo momento a schermo. Infatti, questa immagine dovrebbe essere proprio appunto una sorta di teaser per una nuova LTM che farà proprio riferimento alla storyline. Infatti, questa LTM dovrebbe essere collegata alla storyline di questa season 7. Infatti, il leaker Shinabier ci va proprio a scrivere: eccoci qui, la prossima settimana sarà divertente per tutti noi. Quindi appunto, come ci vanno a dire molti leaker, questo nuovo aggiornamento che porterà questa nuova modalità, ci dicono che questa patch sarà molto divertente per tutti quanti. Quindi magari andranno ad introdurre questa modalità molto molto bella, oppure qualcosa di innovativo all'interno del gioco. Quindi questa patch, almeno come si dice al momento, dovrebbe essere molto divertente. Poi speriamo bene. E comunque verrà introdotta questa nuova modalità ancora misteriosa che potete vedere in questo momento a schermo. Infatti questa modalità, questo teaser, come si va a scrivere sempre questo leaker, il nuovo teaser si chiama ufficialmente Impostor Teaser. Infatti verrà rilasciata martedì, cioè quest'oggi, questa nuova sorta di modalità. Questa modalità potrebbe anche far riferimento ad Among Us, visto che il suo nome è Impostor. Quindi Impostor, Among Us, comunque potrebbe esserci qualche cosa di collegato. Potrebbe magari essere qualcosa in collaborazione con Among Us, anche se al momento sembrerebbe che Among Us abbia detto chiaramente tramite un tweet, il profilo ufficiale, che non farà una collaborazione con Fortnite. Comunque vedremo un po' se questa modalità sarà collegata alla storyline oppure ad Among Us. Continuiamo a leggere. E come ci va a scrivere sempre quest'altro leaker: la modalità impostore conterrà elementi di storia e tradizione, poiché Donald Master, che sarebbe uno dei capi di Fortnite, ha appena anticipato che l'ordine immaginario è legato al logo nella foto. Quindi appunto il logo che possiamo vedere in questa foto è proprio collegato all'ordine immaginario, che tutti quanti sappiamo che fa proprio riferimento alla storyline ed è proprio parte integrante della storyline di questo capitolo 2. Poi si va a scrivere anche un altro leaker per chiarire la confusione. Appunto questa modalità è proprio collegata alla storyline, perché per tutta la stagione, se giocate le missioni già lo sapete, per tutta la stagione le missioni hanno seguito la storia della talpa, cioè appunto della spia dell'ordine immaginario. Infatti se completate ogni settimana le missioni saprete benissimo che appunto ogni missione ha un proprio dialogo, e in questi dialoghi si va proprio a parlare di una sorta di spia dell'ordine immaginario, che potrebbe essere o Marigold oppure Jules, quindi questi due personaggi come principali sospettati. Cercheremo di trovare la spia in una modalità di gioco spia all'interno che si svolge nel complesso sotterraneo dell'ordine immaginario. Quindi questa sorta di complesso sotterraneo dovrebbe essere proprio in questa zona sotto potere Pannocchia. Per questo dico che potere Pannocchia potrebbe essere la città che verrà rapita prossima patch, e poi andranno anche a inserire questo luogo sotterraneo dove dovremo proprio fare questa modalità e molto altro. Quindi questa modalità sarà collegata alla storyline e molto probabilmente potrebbe anche rilasciare delle missioni col nuovo aggiornamento di oggi, e completando queste sfide potremo proprio ricevere delle nuove ricompense appunto collegate a questa nuova modalità. Non è sicuro, perché appunto ancora non sappiamo se verranno rilasciate sfide, ma è molto probabile, perché una nuova modalità, e quindi Epic, potremmo andare a rilasciare delle sfide che potremmo andare a completare, e una volta completate potremo portarci a casa delle nuove ricompense gratuite. Ovviamente le ricompense ancora non le possiamo sapere, quindi dovremo aspettare il nuovo aggiornamento di questa mattina. Comunque è molto probabile che con questa nuova LTM verranno rilasciate delle nuove ricompense ottenibili tramite sfide. Mi raccomando, rimanete aggiornati, che ovviamente porterò un video a parte se quest'oggi verranno implementate queste sfide con questa nuova modalità, che ovviamente ci faranno ottenere ricompense gratuite all'interno del gioco. Magari potrebbero essere ricompense come zainetti, picconi o molto altro. È molto probabile, perché Fortnite, anche per altre modalità che è andata ad implementare,
modalità importanti come questa, ha sempre rilasciato delle ricompense gratuite, quindi penso che anche stavolta farà in questo modo. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di tutte quante queste info che abbiamo visto per questo nuovo aggiornamento patch 17.40 che verrà implementato questa mattina molto probabilmente qui all'interno di Fortnite. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici. Fate sapere anche a loro tutte quante queste info su questo nuovissimo aggiornamento patch 17.40 qui all'interno di Fortnite. In questo momento a schermo starete anche vedendo ben due video, quindi cliccate su quello che vi interessa o preferite di più e noi ci vediamo all'interno di uno di questi video.